Nella giornata del ritiro, purtroppo, di João Almeida, trovato positivo al Covid, arriva una bellissima fuga al Giro d'Italia, tappa numero 18, ultima, fra virgolette, frazione per le ruote veloci. Non è stata una frazione delle ruote veloci perché è arrivata la fuga di quattro corridori, e ad imporsi sul traguardo di Treviso è stato l'ex campione nazionale belga della Alpecin Phoenix, Dries De Bond. Amici e amici appassionati di grande ciclismo, buon pomeriggio e benvenuti su Morino Sport Channel. Ragazzi, parliamo di questa 18ª frazione del Giro d'Italia che andiamo ad introdurre velocissimamente. Eccola qui: Borgo Valsugana Treviso, 156 km di percorso, una fuga formata da quattro corridori, da Magnus Cort Nielsen della IF Education Easy Post, da parte di Dries De Bont dell'Alpecin Phoenix, da parte di Edoardo Affine della Jumbo-Visma e da parte di Davide Gaburo, e non Gaburro come dice Petacchi, della Bardianich SF Faizanè. I quattro non vengono mai lasciati con un grande vantaggio, intanto viene intervistato il povero Affini da parte di tutte le testate, Sportmes, Rai Sport e anche Eurosport. Dicevo, i quattro non vengono mai lasciati con un grande vantaggio, il loro vantaggio infatti non supera mai i 3 minuti, con dietro le squadre dei velocisti ancora rimaste in gara, vale a dire in parte l'UAE, perché l'UAE non ha tirato così tanto, nonostante abbia perso il suo uomo di classifica, vale a dire João Almeida. Ma soprattutto Groupama FDJ e De Koenig e Quickstep Alpha Vinyl, con contributi anche, c'è da dire, leggeri da parte anche della DSM e anche in parte dalla Cofidis, nella prima fase di gara cercano di mantenere sopportabile questo distacco nei confronti di questi che, come detto, sono dei grandissimi pedalatori. Diciamo che non sono i classici fugaioli della mattina in una tappa per velocisti. Il traguardo volante di Valdobbiadene è preso, se non erro, da parte di Davide Gaburo. Valdobbiadene si arrivò nel 2015, ci fu una cronometro individuale, era quel giro che venne lottato fra Aru, Landa e Contador. Dopodiché, tappa importante di questa frazione è il muro di Cadel Poggio. Perché questo? Perché il muro di Cadel Poggio è stato un punto importante per la tappa, non tanto per i corridori davanti quanto per il gruppo della maglia rosa, perché il ritmo forsennato fatto dalle squadre dei velocisti, che hanno capito che si dovevano svegliare, che dovevano muoversi, altrimenti questi corridori non si prendevano, ha fatto saltare numerosi corridori importanti, anche qualche maglia di leader di classifica generale ha fatto saltare. Poi ne parleremo dopo. Per il resto, traguardo volante che regala buoni, che non ha dato particolare interesse chiaramente per i fuggitivi. Si entra nel circuito di Treviso con la tappa che, per motivi diciamo di sicurezza, era stata un attimo modificata, ma non è cambiato niente effettivamente nella sostanza. Ultimo giro con i quattro che si sono sempre dati cambi regolarissimi, veramente forse nella mia vita il gruppetto di fuggitivi che ha lavorato più di squadra, perché veramente se non fossero stati fin da subito così d'accordo sul darsi dei cambi regolari, forse non sarebbero arrivati. Ai meno 3 dall'arrivo, fora Jai Hindley, intorno ai meno 3 dall'arrivo, era oltre la neutralizzazione, quindi arriva con un minuto di ritardo in classifica di tappa, ma questo ritardo verrà sicuramente assolutissimamente neutralizzato, in quanto questa foratura di Jai Hindley è avvenuta all'interno dei 3 km, dove c'è la neutralizzazione del tempo per le tappe dedicate ai velocisti. Andiamo a vedere i risultati di tappa, così vi dico un po' anche chi si è effettivamente staccato in questa frazione. Vince De Bont, come detto, perché De Bont fa uno sprint davvero incredibile. Io ero sicuro che se la potesse giocare Magnus Cort Nielsen, però ha avuto tantissimi problemi. Innanzitutto ha lanciato la volata dalla testa, cosa che non si fa mai, poi ha avuto qualche problema con il rapporto della sua Cannondale e niente, i due sono stati più forti. Fra Affini e De Bont io ero sicuro avesse vinto De Bont, perché un corridore del genere che ti vince un campionato nazionale belga in quel modo, veramente vuol dire che è forte negli sprint. Infatti vi ricordo che al Giro d'Italia faceva parte del treno di Tim Merlier lui l'anno scorso. Secondo Affini, terzo Magnus Cort Nielsen, quarto Davide Gaburo, che è stato quello che forse si è risparmiato più di tutti, con una conformazione fisica leggermente differente rispetto a quella di tutti gli altri. Intanto c'è anche Ricciardino Carapaz alle interviste. E niente, volata dei battuti che viene vinta da Alberto Denese, Studemar, Cimolai, Cavendish, Gaviria, Consonni, velocissimi erano tutti lì.
Per il resto, ragazzi, vediamo un po' chi ha perso i treni in classifica generale, perché, come detto, c'è stato un forcing dopo Cade il Poggio che ha fatto staccare vari corridori. Vedete, Hindley viene portato, che è arrivato nel primo gruppo, assieme a Nibali. C'è anche Carti, c'è Pozzovivo, c'è Landa, c'è Valverde, c'è Caravazzo, tutti lì, i big, Kelderman, Sivakov. Chi è che manca, ragazzi? Chi manca qui? Kemna perde terreno, ma non ci interessa molto. Ci interessa molto che perde terreno Guillaume Martin, che perde 1,52 rispetto ai vincitori, quindi dovete levare 14 secondi all'1,52. Ma soprattutto un gruppetto a 2,57 con tantissimi uomini di classe, cioè con soprattutto Juan Pedro Lopez, il detentore adesso della maglia bianca, ragazzi. Juan Pedro Lopez perde quasi 3 minuti, ragazzi. Quasi 3 minuti persi da Juan Pedro Lopez. E andiamo a vedere adesso la classifica generale di questo Giro d'Italia, perché tutti chiaramente dalla quarta posizione in su guadagnano una posizione per il ritiro di João Almeida. Ora, è molto difficile che Juan Pedro Lopez vada comunque a perdere la maglia bianca. Non è impossibile, perché comunque Buitrago è lì, perché, diciamoci la verità, sono comunque 5 minuti che li potrebbe perdere benissimo, perché letteralmente in caduta libera Juan Pedro Lopez. Vediamo la classifica: Carapaz ok, Hindley ok, Landa ok, Nibali guadagna una posizione, ora deve guardarsi dal ritorno di Bilbao in queste due tappe. Io spero che possa terminare quarto Nibali, sarebbe davvero il coronamento di una carriera a quasi 38 anni, riuscire a completare un giro in quarta posizione sarebbe ottimo. Occhio a Jan Hirt, poi Buchmann settimo, ottavo Pozzovivo, nona posizione per Juan Pedro Lopez, che quest'oggi ha perso davvero una vita. Carti decimo, undicesimo Valverde, dodicesimo Buitrago, tredicesimo Timmer Arensman e poi via via tutti gli altri, ragazzi. Via via tutti gli altri. Classifica punti che, aggiornata, possiamo dire che se De Mar dovesse arrivare a Verona, ha ufficialmente vinto la maglia ciclamino, credo matematicamente a sto punto, deve solo arrivare a Verona. Classifica dei com, non cambia niente quest'oggi. Classifica dei giovani, eccola. Quello che vi dicevo io, Lopez a 5 minuti su Buitrago e 6 su Arensman, 6,46 su Arensman. Secondo me potrebbe ancora provare Buitrago a fregargliela, perché Lopez lo vedo, come detto, in caduta libera. Detto questo, ragazzi, post tappa un po' più piccolo del solito, per renderlo un po' più lungo parliamo un attimo della tappa di domani. Tappa da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte, ragazzi, è inutile da dire, la tappa si deciderà in Slovenia con la salita del Kolovrat, una delle salite più dure di questo giro, 10,4 km quasi al 9%, ragazzi. Il problema, ragazzi, sono quei chilometri di pianura che vanno, diciamo, da Stregna a Cividale del Friuli. Lì sarà importante avere qualcuno che tirerà, perché altrimenti ciò che succederà sul Kolovrat potrebbe essere, diciamo, vano. Salita del Santuario Castelmonte divisa in due parti, la prima parte 2,3 km, 72%, poi una piccola contropendenza e poi si arriva in salita. Succederà qualcosa nella tappa di domani, occhio, perché io credo che molti degli uomini di classifica potrebbero, diciamo, pensare di più al tappone di sabato, tappone con San Pellegrino, passo Bordeaux, che sarà anche cima Coppi, punto più alto quindi raggiunto dall'edizione del Giro d'Italia, oltre che dall'ultima salita decisiva di questo Giro d'Italia, vale a dire il passo Fedaia sulla Marmolada, prima della cronometro finale di Verona di domenica, ragazzi. Il Giro purtroppo ha perso uno dei suoi grandi protagonisti, vale a dire João Almeida, e questo cambierà a livello tattico tutto, perché fino ad ora i tre scalatori, Carapaz, Landa e Hindley, si erano un po', tra virgolette, passatemi il termine, alleati per far fuori in salita un corridore che era solitamente un brutto cliente da portarsi vicino all'ultima giornata. João Almeida, che lo sapete tutti, a cronometro era molto più forte dei tre corridori citati. È vero, sarebbe stato una cronometro al 20° giorno, però io credo che da adesso in poi saranno veri e propri avversari e cercheranno l'un l'altro di staccarsi come mai hanno tentato in questa edizione di Giro d'Italia. Io ho concluso questo video, spero che vi sia piaciuto, like, mi piace, iscrizione, condividete il video con tutti i vostri amici, Instagram, Rino Sport, gruppo Telegram, mi raccomando, e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!